Campionato di seconda categoria, girone F, 21esima giornata. A Caldarola si affrontano i locali dell'APD Caldarola contro le Sanatoglia. Queste le formazioni: Sanatoglia in campo con Costantini, Animobono, Bulru, Pellegrini, Albanesi, Eleonori, Buldrini, Ionuzzi, Angeletti, Capasso, in panchina Porcarelli, Archetti, Binni, Latini, Bartocci, Giordani. L'allenatore è il signor Carsetti. Risponde l'APD Caldarola con Frascarelli, Staffolani, Innamorati, Pesaresi, Buldorini, Luciani Michele, Luciani Emanuele, Minnucci, Barucca, Nerpiti e Gentili. In panchina Salvucci, Corradini, Paolucci, Bignos, Duca, Maccari, Capenti. L'allenatore è mister Tantella. I locali devono fare a meno di Cervelli, Paolucci, Cecchetti, Frapiselli e Maccari con la pubalgia. La gara si sblocca al 20° minuto quando il Caldarola va in vantaggio. Pesaresi recupera palla su Buldorini che però lo insegue involontariamente. Il pallone va sui piedi di Gentili. Appoggia per Nerpiti che di sinistro imbecca sul secondo palo Barucca che di testa batte Costantini per il primo gol stagionale, l'esultanza dei locali che vanno in vantaggio. Il Caldarola soffre e le Sanatoglia pareggia al 40° su una punizione sulla tre quarti, batte Buldorini, cross sul secondo palo, la palla va sui piedi di Eleonori che tira di destro, Frascarelli respinge sui piedi sempre di Eleonori che realizza difesa immobile del Caldarola con lo stesso capitano Nerpiti che allarga le braccia per indubbiamente evidenziare l'immobilismo della retroguardia. Si va tutti negli spogliatoi per l'intervallo, per una limonata calda. Nella ripresa il Caldarola riparte con Nerpiti e Barucca. Per quanto riguarda il Caldarola c'è subito una mossa però al 47° con Maccari che entra al posto di Gentili. Al 57° angolo di Nerpiti, di testa risponde presente Innamorati che fa esplodere lo stadio di Caldarola ai tifosi per il vantaggio 2-1 dei locali. Al 72° brutta entrata di Bulru, il numero 3 della Sanatoglia entra su Staffolani che rimane a terra e sarà costretto ad uscire. L'episodio però farà imbestialire la tifoseria locale che fino alla fine del match non perdonerà Bulru il gesto di stizza e la sua protesta senza curarsi dell'avversario che era a terra e che aveva ricevuto una brutta botta. Anche l'arbitro belleggia sempre lontano dall'azione, insufficiente la sua direzione di gara, arriva addirittura con alcuni secondi di ritardo, invece di andare ad ammonire il giocatore Sanatoglia che aveva colpito e poi anche protestato, è andato ad ammonire Pesaresi. All'85° schema su calcio d'angolo per i locali, Nerpiti appoggia corto per Innamorati che crossa di sinistro e trova Maccari a due passi che insacca per il 3-1. A tre minuti dalla fine arriva anche il quarto gol, Barucca per Maccari che entra in area e in diagonale batte Costantini. È il 4-1 finale, il Caldarola sale a 52 punti più 9 rispetto al Rione Pace che ne ha 43 e che nell'anticipo del sabato era riuscito ad impattare 1-1 con il Fabiani Matelica. Per quanto riguarda la gara non finisce perché il numero 3, abbiamo detto Bulru del Sanatoglia, che era stato per 20 minuti fischiato dai giocatori dai tifosi del Caldarola, in particolare da un tifoso dietro la porta del Caldarola, vuole addirittura saltare il cancello, viene fermato dalle forze dell'ordine anche da alcuni suoi compagni, ritorna nello spogliatoio, l'arbitro belleggia, lo guarda con simpatia probabilmente e non prende nessun provvedimento, vedremo cosa scriverà sul referto. Brutto episodio, bella partita, finisce 4-1 per il Caldarola.